Si è svolta a Sessaurunga la cerimonia di consegna del premio Tommaso Moro. Il premio Testimonianza Civile e Umanizzazione del Sociale 2017 è andato al dottor Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud. Giunto al terzo anno consecutivo, il premio è promosso dalla diocesi di Sessaurunga e dal Centro Studi Tommaso Moro. Alla presenza di autorità civili e militari, la cerimonia ha visto protagoniste le scuole del territorio, costantemente coinvolte e impegnate nella costruzione di nuovi percorsi di umanizzazione. Eccellenza, perché il premio al dottor Carlo Borgomeo? È una figura significativa del nostro meridione, ma che opera a livelli più alti e soprattutto su tutto il territorio. Fondazione con il Sud è uno strumento positivo di grande rilevanza per costruire progettualità che risollevano il territorio dalle sue emergenze. È una figura che da anni sta spendendo tutta la propria opera non solo attraverso una testimonianza fatta di valori, ma anche attraverso scelte operative che significano progetti materialmente realizzati sul territorio per far emergere le potenzialità spesso inespresse. Il premio rappresenta, è stato dato a me, ma come ho detto rappresenta un riconoscimento del lavoro che fa la Fondazione con il Sud, che sostiene progetti nel sociale in tutto il Mezzogiorno. E ai giovani penso che abbia fatto bene ragionare sui temi dello sviluppo in maniera un po' diversa dal solito, perché la nostra esperienza dimostra che dal sociale viene lo sviluppo e che il sociale non va a rimorchio dello sviluppo, come invece siamo stati abituati a pensare per troppo tempo. Quando e perché nasce questo premio? Il premio nasce 2 anni fa per volontà del nostro Vescovo, Sua Eccellenza Piazza, ed è un modo per diffondere la cultura della politica, la cultura del pensiero politico. L'intestazione a Tommaso Moro è significativa, cioè vogliamo promuovere l'attenzione e l'interesse per la riflessione sul grande valore, sulla grande funzione che la politica, sia come pensiero, sia come ricerca delle soluzioni ai problemi della società e sia come attività di partecipazione, ha nella società. Quindi è un fatto molto importante in cui si esprime la funzione pastorale della Chiesa nel diffondere tra i credenti e tra i cittadini tutti un'attenzione all'etica che deve guidare le nostre azioni quotidiane.